Salve a tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, un what's in my bag. Andiamo a scoprire quindi che cosa c'è nella mia borsa. Per l'occasione ho scelto questa Calvin Klein grigia che uso molto in inverno. Come vedete è praticamente piena. Il primo oggetto che troverete sempre in una mia borsa è un mollettone o un pinzone per capelli. Fazzolettini, i primi di una lunga serie perché ne tengo diversi. Sempre pacchetti perché non si può sapere mai. Portafogli, in questo caso vedete uno dei miei preferiti, quello nero della Guess, ma poi vi farò un video dove vi farò vedere gli altri miei portafogli, non sono moltissimi. Prima pochette, questa l'ho comprata a Londra, da Harrods. Andiamo a scoprire il contenuto. Come vedete ha anche una cernierina sul lato posteriore. Allora, innanzitutto uno specchietto. Tornano gli immancabili fazzolettini, ho sempre paura di perderli, quindi li metto quasi ovunque. E poi con qualche difficoltà vediamo se riesco a farvi vedere il lip gloss, il lucida labbra che porto sempre con me. Sembra violetto, ma quando si stende sulle labbra ha solo un sottotono violaceo, poi ci sono molti glitter della L'Oreal. E poi un immancabile pennello da trucco per il fardo, le terre. È un compatto della Shiseido che in realtà è quasi finito, quindi lo uso un po' come specchietto anche lui. E la prima pochette è completa. Custodia Naiole Ari, che apparteneva a un vecchio paio di occhiali da sole, oggi praticamente ospita il mio cellulare. Pochette Baci Perugina, che contiene semplicemente un salvaslip. Come sapete, a noi donne non devono mai mancare. Anche questa piccolissima pochette fucsia della Carefree contiene lo stesso elemento di prima. Io ne faccio sempre scorta. Confesso, sono un po' fissata, ho sempre paura di perderli per strada. Riconoscerete sicuramente una delle mie pochette di Victoria's Secret, se avete visto il video precedente le avrete già viste appunto. All'interno troviamo una cipria. Un piccolissimo fard della o blush che dir si voglia della Deborah e una immancabile pinzetta. Per ogni eventualità qualche piccolo ritocco, insomma, è bene sempre averla con sé. Ah, naturalmente non possono neanche mai mancare dei cerotti. La prudenza non è mai troppa. Seconda pochette sempre dal set di Victoria's Secret. C'è bisogno di spiegare di cosa si tratta? Sono un po' imbarazzanti questi dettagli. Comunque salvettine Chilli, chi è donna sa. Altro compatto Shiseido, vuoto, soltanto specchietto. È un sacchettino non ben identificato che contiene sempre un salvaslip. Sì, lo so, sono almeno tre. Sono una vergogna, mi rendo conto. Terza ed ultima pochette di Victoria's Secret, quella più grande.
immancabili fazzolettini, sì, anche di questi ne tengo un numero imprecisato. E poi, se riesco a spacchettarlo, adesso vi spiego perché, uno spray antizanzare che io praticamente porto con me tutto l'anno. L'ho praticamente chiuso ermeticamente con dello scotch di carta perché ho sempre paura che si possa aprire e si possa versare il contenuto tutto all'interno della borsa. Sono mie manie, mie ossessioni, non fateci caso. A seguire, impacchettato praticamente nella stessa maniera, c'è un lavamani o comunque un disinfettante per l'igiene delle mani, un po' come la mucchina, all'aloe vera di Bottega Verde. Infine, all'interno di un'altra micro pochette di camomilla, porto sempre con me un accessorio indispensabile, un piccolo pettine, una piccola spazzolina da borsetta, quindi piccola e pieghevole. Eccoci, siamo quasi alla fine. Fatemi ravanare un attimo. Ecco, caramelle al miele, anche queste non devono mai mancare perché non è questione di calo di zuccheri, ma ragazzi, io ho sempre un po' di raffreddore, la gola un po' così, quindi mi servono. Ovviamente chiavi di casa. Io utilizzo un portachiavi molto semplice al momento, un cuore in acciaio. A seguire pastiglie per la gola. È il mio punto debole, che posso farci? Ecco, in pratica è quasi vuota, cioè vuota, non c'è più nulla. Salvo forse un piccolo profumino di Narciso Rodriguez. Un piccolo astuccio di acqua dell'Elba che in realtà io utilizzo per contenere tanti piccoli santini, perché sì, sono religiosa e li porto con me. Ovviamente carta d'identità e documenti. Ed ecco fatto, per questa volta è tutto. Avete visto più o meno tutto ciò che contiene la mia borsa. Spero di non avervi annoiato e che tutto vi sia piaciuto. Commentate, lasciate pure tanti like e iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi. Un abbraccio e alla prossima, ciao!